Situazione di degrado e di incuria tra le spiagge di Gallico e Catona a Reggio Calabria. La zona è caratterizzata da rifiuti di ogni genere ed erbacce, una realtà degna di nota, quella che cittadini e turisti quotidianamente devono sopportare, sentendosi orgogliosamente cittadini di periferia, ma che non meritano però di essere trattati da cittadini periferici. Si parla tanto di cornubazione, di sviluppo turistico e di rilancio della città, ma purtroppo non si riescono a garantire i servizi elementari indispensabili. Il totale stato di abbandono e di degrado del comune ha raggiunto infatti livelli preoccupanti, in particolare nella zona nord, dove si vive ormai in uno stato di totale disagio. Il lungomare di Catona, che avrebbe potuto rappresentare il fulcro economico e sociale di questo territorio, soprattutto nel periodo estivo, può essere invece paragonato ad una vera e propria discarica. Abbiamo sempre i soliti problemi con i depuratori che non funzionano bene, il mare è inquinato, c'è una serie di problemi che ci portiamo dietro da più di 50 anni e che mai nessuna amministrazione locale ha provveduto a risolvere. I problemi sono questi e li vediamo tutti. Guardi, qua c'è tante persone, tante giovani che vanno in spiaggia e hanno il problema. L'altro giorno si punta una ragazza con un chiodo, l'altro giorno mio figlio con un vetro, insomma. Stiamo dicendo che qua il signor consolato da 3-4 mesi, che in modo autonomo, senza nessuno che gli abbia mai detto niente, sta provvedendo a pulire la spiaggia, perché il comune, come al solito, fa le comparse, giusto? Fa le comparse, dopodiché scompare, lasciando il degrado più totale e assoluto e costringendo le persone tipo noi che qua ci abitiamo a pulire le spiagge, cosa che non è corretta, perché comunque noi i servizi li paghiamo, le tasse le paghiamo e vogliamo quantomeno che le cose vengano fatte. Lei pensa che a me mi hanno chiamato da Pellaro, Lazzaro, Villa San Giovanni, cioè, ma davvero qua devo intervenire io a tutti i costi? Adesso comincio a farmi un'associazione di quelle toste e comincio a pulire tutto e basta. Quindi ha pulito? Tutta gramigna, l'erba gramigna qua. L'ho pulito e ho messo tutto lì. Ora lo porterò all'isola ecologica oppure vediamo di fare dei sacchi. Perché poi tra l'altro dopo che le raccoglie il problema è dove si va a buttare questa. È sempre all'isola ecologica, non c'è altro posto, perché si potrebbe anche bruciare, ma non va bene, perché a parte che il legame non è giusto neanche. Allora la portiamo all'isola ecologica, la tagliamo a pezzettini. Purtroppo per fare tutto questo lavoro ci vuole. In più do del concime agli alberi, perché sono animalista e ambientalista, dando il concime agli alberi, il fumere, il cosiddetto fumere, delle capre, l'albero riparte. Infatti erano tutti alberi malati e qua sono tutti ringiovaniti e guariti. Questa è la verità. Purtroppo, secondo me, il cittadino dovrebbe comportare così. Amare la natura, gli animali e aiutarci uno con gli altri nella pulizia. Purtroppo qui non gli frega niente a nessuno, ognuno butta la roba, vive così per divertirsi, non va bene. Purtroppo è un gran peccato, perché potrebbe essere valorizzata a livello di rivile e riccione qua. Purtroppo la gente non sappiamo a chi rivolgere, perché ognuno va anche da mercante. E potrebbe essere un benessere per tutti quanti, specialmente per i turisti. Qua i locali ovviamente ci sono, però ovviamente i frequentatori sono sempre quelli, sono sempre pochi. Comunque ci auguriamo che in appresso logicamente qualcuno si sveglia e dica sì, sistemiamo questo Gallico Marina. È di Gallico? Non sono di Gallico, però ovviamente sono, abito qua vicino. Ovviamente. Da quanti anni è che frequento questa zona? Da molti anni. È stato sempre così, diciamo. No, veramente mi ricordo che una volta quando c'era il muretto, qua mentre c'era tutto il marciapiede, era fatto bene. Ora certo, è stato bello quello all'inizio, quando hanno fatto quel lungomare nuovo. Sì, quello lì. Se continuavano a farlo in quel modo sarebbe una grande cosa. Degrado totale qui a Gallico. Sì, degrado totale. Purtroppo siamo stati abbandonati da tutti. Cioè non riescono a fare niente, dicono ma non fanno niente. Purtroppo non si sa, lì c'è le spiagge, le stiamo pulendo noi. Mettiamo anche la roba lì che raccogliamo, però non passa nessuno a raccoglierla. Cioè proprio. Da quanti giorni è lì questa? Ma forse mio padre l'ha raccolta lui e l'ha pulita un mesetto fa, però non è passato mai nessuno per raccoglierla. E le spiagge giustamente poi la mattina non si sa come sono, quindi dobbiamo anche stare attenti a non prendere qualche malattia. Ma purtroppo è così qua.
Nessuno interviene? No, nessuno, tutti nessuno. Se ne fregano completamente. Più volte avete segnalato? Più volte abbiamo segnalato, ho chiamato qualcuno dell'AVR per venire a togliere sta roba che ho raccolto, però niente di che.